La favola di Giulio Ciccone continua, non si arresta. Continua la favola di Giulio Ciccone dopo aver conquistata la maglia di miglior scalatore al Giro d'Italia, conquista la leadership del Tour de France, conquista la maglia gialla in quelle di La Planche des Belles Filles, che si conferma una location apprezzata e fortunata per i ciclisti italiani. Lo ricordiamo, sede del trionfo di Nibali del 2014, che fu da preludio poi per il trionfo del Tour de France di Vincenzo Nibali e lo splendido acuto di Fabio Aru nel 2017, in quell'annata in cui staccò anche Froome in quella tappa e poi riuscì in quel Tour de France a indossare per 2 giorni la maglia gialla e a chiudere quinto in classifica generale. Ma oggi è un'impresa quella di Giulio Ciccone. La tappa va al belga Dylan Teun, ma tutte le attenzioni sono riservate sul ciclista abruzzese, il ciclista abruzzese che conquista la leadership grazie a una fuga straordinaria, la strappa dalle spalle del francese Julien Alaphilippe per 6 secondi e diventa il 30° italiano della storia a conquistare la leadership della Grande Boucle, che riesce appunto a conquistare questa leadership con una fuga veramente straordinaria. Giulio Ciccone ha una condizione incredibile. Classe 94, l'Azzurro secondo me diventerà anche un corridore da grandi corse a tappe, che comunque si vede se uno è predestinato oppure no. E lui sta dimostrando comunque di esserlo, sta dimostrando di essere un predestinato. Giulio Ciccone, che in futuro può assolutamente correre per vincere un grande giro, a mio parere. Poi io vi lascerò adesso il sondaggio qua in alto a destra e voi lo voterete. Secondo voi Ciccone potrebbe fare classifica nei grandi giri e anche in questo Tour de France? Votate adesso nel sondaggio qua in alto a destra, così diciamo interagisco con voi con questo sondaggio. Ma insomma, ragazzi, che dire? Poi tra gli uomini di classifica sicuramente Geraint Thomas dimostra una condizione superiore a quella di tutti, guadagnando 2 secondi su Pinot, 7 su Quintana, guadagnando quasi 1 minuto a Nibali e più di 1 minuto a Fabio Aru, che invece giungono attardati alla Planche des Belles Filles. Insomma, diciamo che comunque se Nibali e Aru oggi non sorridono particolarmente, può sorridere e come. Può sorridere e come Giulio Ciccone. L'Italia ciclistica è in alto in Francia con Giulio Ciccone che appunto grazie a questa azione straordinaria per ora conquista la maglia gialla e chissà, noi cerchiamo di mantenerla il più possibile, però sicuramente Ciccone ha l'intenzione di tenerla secondo me tanto perché è un corridore che va forte, va indubbiamente forte in salita e lo sta dimostrando non soltanto sulle strade amiche del Giro d'Italia, ma lo sta dimostrando anche all'estero. Adesso si sta rivelando come un corridore completo, un corridore che potrà appunto puntare per vincere qualcosa di importante in futuro e sicuramente l'età è dalla sua, visto che ancora deve compiere 25 anni, ancora 24 anni, il ciclista abruzzese, e quindi ci concede grande gioia. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, votate il sondaggio in alto a destra, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, una valanga di mi piace al video, a questo punto arrivederci al prossimo video. Forza Giulio Ciccone e tutti gli italiani al Tour de France.